te frega l'asso, qua te frega il fante e qua te frega il re. Poi con te? Lui giocava a poker, per esempio, in per qualche dollaro in più, con Volonté, Pistilli, Ivan Cliff, eccetera. A una certa ora Ivan Cliff si ubriacava, quindi lui lo prendeva e diceva: devi andare a dormire, che domani c'è i primi piani. Io lo buttava sul letto all'Ivan Cliff, che nel film sembra uno spiava pistolero. E Volonté una volta non voleva pagare a poker e Mario Brega ha ammenato. Cioè, quindi escono fuori delle cose dell'attore intellettuale di sinistra, quello che cosa è, che vi è preso, vi è menato da Mario Brega perché non ha pagato a poker, che faceva pure un gioco d'azzardo. A me queste cose facevano molto ridere, perché c'era tutto un mondo dietro, capito? No, ne ha menati tanti. Infatti un giorno giocavamo a carte, io, lui e Gigi Pistilli, facevamo a poker e gli ha da ridere. Ho detto: signore, il gioco è finito, adesso stiamo al Plaza de Madrid, adesso butto da sotto.